Buongiorno da Mr. Bloom e ben ritrovati a un nuovo episodio di Estratti di Bloom, delle pillole di informazione nel tempo di estrazione di un caffè. E oggi parleremo di metodi di estrazione come appunto il siphon. La prima cosa da dire quando si parla di metodi di estrazione è distinguere tra i vari sistemi. I sistemi di estrazione sono fondamentalmente tre. Il primo è a infusione o a immersione. Lo dice la parola stessa, il caffè sta a contatto con l'acqua e si immerge a contatto con l'acqua. Metodo numero due, il percolatore. La percolazione è un sistema che invece prevede che la forza che esercita naturalmente l'acqua vada a estrarre il caffè che sta nella parte sottostante e viene poi filtrato in una caraffa, come in questo caso, attraverso un filtro, dei filtri che possono essere tendenzialmente o di carta o di metallo. Il terzo metodo, il terzo sistema è quello a pressione. Noi conosciamo molto bene l'espresso, allora l'espresso è, diciamo, l'esempio estremo di estrazione a pressione, però anche la moka sviluppa una certa pressione, sicuramente inferiore, qui parliamo di un bar e mezzo di pressione contro i 9 bar classici dell'estrazione per espresso. Nel sistema a pressione cosa succede? Che l'acqua viene forzata attraverso un tubicino, un canale, come in questo caso un camino, viene forzata a passarvi attraverso, quindi aumenta la proprietà estrattiva perché temperatura elevata più pressione farà sì che si aumenterà la proprietà estrattiva. Parlando di proprietà estrattiva, quindi bisogna parlare anche di macinatura o granulometria, perché a diverse tipologie di estrazione corrisponderanno diverse tipologie di granulometria. La granulometria, per dare un ordine di grandezza e una regola molto generale, si distinguerà in una macinatura piuttosto grossolana, per chi vuole essere preciso si misura in micron, unità di misura appunto per misurare la granulometria. Alla macinatura grossolana normalmente è associato il metodo a infusione, perché la granulometria normalmente è legata al tempo di infusione o di estrazione e più il tempo è prolungato, per dare una regola generale, e più la macinatura sarà grossolana, perché il caffè sarà molto più a contatto. Quindi tempo di contatto è una delle regole da seguire per regolare la propria macinatura. Nella percolazione quindi sarà un po' più fine rispetto all'infusione, perché il tempo di contatto è leggermente più breve. Qui parliamo di 4-5 minuti per l'infusione, 3-4 minuti, quindi un minuto in meno circa per la percolazione. Nel caso della pressione ci vuole un ulteriore livello di macinatura che normalmente sarà più fine rispetto alla percolazione. Ovviamente le macinature sono sempre da provare e sperimentare, però volendo dare delle regole generali e dei binari entro cui stare, un metodo a pressione richiederà una macinatura più fine proprio per il fatto che c'è questa pressione che viene esercitata sul pannello di caffè, che quindi deve creare questa sorta di attrito all'acqua. Nel nostro caso ci farà compagnia il siphon, che è un sistema quasi ibrido, perché c'è una parte di infusione e una parte di filtraggio. Non è una vera e propria percolazione, perché serve solo e unicamente per filtrare la parte di caffè. La macinatura è quindi piuttosto grossolana, innanzitutto perché deve essere filtrata da un filtro che normalmente o è di metallo o è di stoffa, per cui deve riuscire ad essere trattenuto da questo filtro di stoffa.
Parlando di estrazione, sarà uno dei prossimi argomenti. Oltre alla granulometria, bisogna parlare anche di temperatura. Quindi granulometria e temperatura dell'acqua saranno sempre due elementi che io dovrò andare a gestire, a regolare. In questo caso la temperatura vado a gestirla aumentando o diminuendo la potenza di questa lampada alogena. Nel caso del percolatore la temperatura la gestirò durante il versaggio e ho più possibilità di gestire la temperatura proprio perché la gestisco prima che venga a contatto con il caffè. In un sistema a pressione come può essere la moca, la temperatura sarà un po' più difficile, un po' più complicata da gestire, proprio perché è un sistema chiuso, similmente al siphon. Qui però, al contrario del siphon, non posso regolare più di tanto la temperatura della fiamma, o meglio, posso farlo, ma questo inciderà in minima parte sulla temperatura dell'acqua. Ciò che più avrà un impatto sarà la quantità d'acqua che vado a inserire, da inserire sempre sotto la valvola di sfogo, vi ricordo, e soprattutto la temperatura dell'acqua che vado a inserire, perché posso partire da acqua fredda, da acqua tiepida o da acqua calda e avrò senz'altro dei risultati diversi. Di tutti questi argomenti comunque parleremo nei prossimi episodi di Estratti di Bloom. Quindi parleremo di granulometria, parleremo di temperatura, parleremo di dose. Nel frattempo il nostro siphon è terminato, quindi vado a raffreddarlo aspettando che si raffreddi. Non mi resta che salutarvi, stay bloomish e alla prossima!